Gentili radio e video ascoltatori, siamo con Don Marcello Stanzioni, parroco di questa bellissima chiesa che è Santa Maria la Nova in Campagna, per questo incontro con Pino Sciarrino Carismatico. È la seconda volta che veniamo, abbiamo avuto l'onore, il piacere e la gioia già di incontrare l'altra volta Pino Sciarrino, con tantissime persone che vengono per incontrarlo. Ecco, perché questo incontro che Marcello, come dire, rivive, riorganizza con Pino Sciarrino? Innanzitutto io voglio far contenti i miei parrocchiani. È chiaro, io sono felice quando viene Pino Sciarrino, ma su grande richiesta collettiva dei miei parrocchiani, i miei parrocchiani hanno detto: ma perché Pino non viene una volta ogni 3 mesi, 4 mesi? Allora io ho fatto la battuta, ho detto: allora adesso Pino farà la pizza 4 stagioni, va bene? Quindi ogni stagione viene, stagione invernale, ed è arrivato, siamo appunto a metà gennaio circa. Io volevo dire questo: viene tanta gente perché c'è tanta sofferenza, e lui è un carismatico che ha questo dono della preghiera, di intercessione, di guarigione, di consolazione, di liberazione. Qualcuno mi ha detto: ma tu lo fai venire, ma che garanzie ti dà? In giro ci sono tanti falsi profeti, tanti santoni, tanti magoni, eccetera, eccetera. Ecco, che garanzia ti dà? Allora io voglio leggere questa lettera che è molto importante. Ad agosto Pino è andato in Calabria e tante volte si creano degli equivoci, delle difficoltà, delle diffidenze, perché è anche giusto essere un po' diffidenti, non essere creduloni. E il vescovo della diocesi di Oppito, Mamertino Palmi, allora era un vescovo che adesso da pochissime settimane è andato in pensione, Francesco Milito, chiese informazioni al parroco di Pino Sciarrino, che lì la parrocchia è di San Vittore Martire, e il parroco dà questa bella risposta molto chiara su chi è Pino Sciarrino, che io voglio leggere. Eccellenza reverendissima, mi è stato chiesto in qualità di parroco di Missaglia di informarla su qual è la situazione ecclesiale dell'Associazione Nostra Signora di Lourdes e del signor Pino Sciarrino. Pino Sciarrino risiede in una delle comunità di cui io sono parroco pro tempore. Ecco, qui sta scrivendo Don Carlo Pirotta, questa lettera è del 21 agosto 2023, quindi recentissima. È nato a Carini il 23 giugno 1963. A 30 anni ha riscoperto la fede ed ha iniziato a promuovere celebrazioni e momenti di preghiera di stile carismatico nella parrocchia di Villa Santa. Attenzione, con l'autorizzazione del cardinal Carlo Maria Martini. Quindi voglio dire, chi conosce la storia di Martini sa che Martini, essendo uno studioso molto serio, molto preparato, molto anche un po' rigido, non è che questi tipi di preghiere con tanta facilità le faceva fare. Ecco, non era un pressappochista il cardinale Martini, era molto preciso. Se mi permetto, apro una parentesi: il cardinal Martini non voleva Milingo nella sua diocesi, il cardinal Martini non voleva i neocatecumenali, il cardinal Martini non voleva comunione e liberazione. Quindi era un uomo che prendeva le sue decisioni ed era anche molto fermo. Ma a prescindere da queste decisioni nei riguardi di questi gruppi o di queste persone, però nel caso di Pino il cardinale gli dette l'autorizzazione, che si trova anche negli archivi della Curia. Nel 2008 Pino, insieme ad alcuni amici, fonda l'associazione Nostra Signora di Lourdes, di cui è presidente il dottor Mercuri Vincenzo, e trasferisce le sue proposte e le attività in sede in Missaglia, in via Cascina Nuova 5, lì un po' la sede dell'associazione. Io 2 o 3 volte l'anno ho l'onore di salire da lui, di fare le catechesi, di confessare, di celebrare l'Eucarestia, e veramente lì c'è una comunità di persone accoglienti che pregano. Ci sono 70 di volontari che aiutano i poveri, non solo i poveri materiali, ma anche i poveri nello spirito, perché spesso, come dice Pino, queste persone che hanno problemi di liberazione vengono considerati matti, nessuno veramente si interessa a loro. Tante volte gli stessi sacerdoti, insomma, sono molto perplessi, ecco, li mandano dagli psichiatri.
Tante volte invece sono problemi grossi di malefici, maledizioni, possessioni, eccetera, eccetera. E continua Don Carlo Pirotta, il parroco di Missaglia. E il nostro arcivescovo attuale, che è Delpini, è a conoscenza di tutta questa vicenda. E la tipologia degli incontri di preghiera promossi da questa associazione sono di forte impatto emotivo. Non vi è nulla di eterodosso nelle proposte. Posso tranquillamente affermare che non vi sono mai stati da parte del nostro arcivescovo, questo è molto importante, decreti di proibizione delle celebrazioni e dei momenti di preghiera organizzati dall'Associazione Nostra Signora di Lourdes, rimanendo a sua disposizione. Quindi abbiamo una lettera molto importante che afferma che il carismatico Pino Sciarrino non è uno che lavora per i fatti suoi, no, lavora sotto la protezione del suo vescovo di Milano. Lui spesso sabato e domenica gira tante parrocchie, come anche questa di Santa Maria la Nova. Io non sono esorcista, ma diversi sacerdoti esorcisti addirittura lo invitano, quindi voglio dire, siamo in buone mani, una persona che da 30 anni, ecco, ha questa attività di volontariato per aiutare gli altri. Ripeto, Pino Sciarrino non è un prete come me, è sposato, ha due belle figlie, due belle ragazze che studiano, una brava